Presidente, il secondo anno di questo tipo di iniziativa, il senso di questa giornata? Beh, intanto una bella iniziativa in sé, perché stiamo piantando degli alberi, il leccio in particolare, e degli arbusti, il mirto, il corbezzolo, tipici della macchia mediterranea, e questo vuole avere però anche un valore simbolico, indicativo di quello che stiamo facendo e vogliamo fare come Aeroporti di Roma in collaborazione col Comune di Fiumicino sul territorio per la valorizzazione dell'ambiente naturale, che poi è misto con resti archeologici importantissimi, è un'area straordinaria e noi siamo impegnati a valorizzarla. Iniziative come queste per noi sono fondamentali non solo per l'impatto che hanno verso l'ambiente, ma soprattutto per l'impatto che hanno nei confronti dei nostri dipendenti. Oggi abbiamo avuto 50 volontari, così come lo scorso anno, così come le iniziative verso Pesce Luna. Per noi è importante creare cultura, per noi è importante creare consapevolezza, per noi è importante creare un'emozione positiva nei nostri dipendenti che ci permettano poi di poter continuare in questo percorso. Un elemento importante, oltre all'ambiente, è il connubio con le nostre persone, consapevoli che poi lo portano a casa e possono educare meglio i nostri figli, che è l'unica certezza per un futuro migliore.